successivo prendiamo l'assessore della casa di Firenze a questa sala finale. È evidente che noi non ci rivolgiamo soltanto al demanio come immobili pubblici, ma anche al patrimonio vastissimo di IPAB, ASL e Regione Comune, è evidente questo. Grazie. Grazie, buongiorno. Buongiorno a tutti. Intanto ringrazio l'Unione Inquilini per aver organizzato un'iniziativa su un tema che è uno dei temi fondamentali di questa epoca. Chiaramente come assessore alla casa e al sociale, perché poi sono due componenti che spesso si intrecciano del Comune di Firenze, vorrei fare una riflessione su quello che è il tema che sentivo giustamente prima aveva detto: non si può parlare solo dell'emergenza abitativa, ma di quello che è il bisogno abitativo nei territori. Vorrei partire da un'analisi molto molto semplice, da quelle che sono le graduatorie per le case popolari, perché non si può pensare di costruire un programma di edilizia residenziale pubblica se non si parte da quelli che sono i bisogni esistenti, e penso che questo sia il dato fondamentale da cui partire. Noi abbiamo da poco tempo chiuso la nuova graduatoria delle case popolari a Firenze e erano arrivate circa 2.700 domande. 2.700 domande sono un numero importante. Persone chiaramente che hanno un reddito al di sotto dei 16.500 euro di ISEE, perciò non persone di fascia media, di fascia grigia, ma persone che comunque hanno una soglia più bassa. Di queste 2.700 domande, diciamo che avevano i requisiti previsti dalla legge regionale, sono rimaste circa 2.100 domande, che sono comunque numeri importanti. Perché parto da questi numeri? Perché spesso si parla di rispondere a quelli che sono i bisogni dell'emergenza abitativa, spesso si parla di rispondere a quelli che sono i bisogni della fascia grigia. In realtà noi dobbiamo partire da quello che è il dato di base, perciò rispondere ai bisogni di quelle che sono le persone che realmente sono in una condizione in cui hanno bisogno di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. E su Firenze abbiamo una fotografia molto chiara, abbiamo più di 2.000 persone che hanno bisogno di risposte, perciò attraverso quella che è l'edilizia residenziale pubblica. Perché? Perché abbiamo famiglie, più di 2.000 famiglie, abbiamo, e perciò se si va a sommare i numeri si può arrivare a più di 8.000 persone, perché normalmente una famiglia può essere composta da 2, 3, 4 persone o più. Questo è il dato dal quale partire. Partendo da questo dato, noi dobbiamo guardare qual è il programma che abbiamo di sviluppo sia di riutilizzo degli appartamenti che già abbiamo e sia di sviluppo di nuove costruzioni o recupero di mobili già esistenti. Su questo noi abbiamo fatto un programma come amministrazione comunale, ovviamente basandoci su quelle che sono le forze a nostra disposizione e gli aiuti anche arrivati dall'esterno, perché va sottolineato anche questo. Noi possiamo come amministrazione comunale andare a recuperare tutta una serie di alloggi che sono stati via via liberati, perché le persone purtroppo la vita ha il suo corso e le persone se ne sono andate, e abbiamo comunque un programma di recupero importante di alloggi, quelli che vengono chiamati alloggi di risulta. Su questo riusciremo a metterlo in piedi grazie al programma presentato dal governo, dal programma del Rio che ha stanziato delle risorse per recuperare gli alloggi di risulta, e grazie anche a quello che è stato il bando periferia nel quale riusciamo a recuperare altre risorse attraverso questo. Con questo noi riusciamo fondamentalmente a dare risposta per ulteriori 300 alloggi. Col programma, diciamo, nei 300 ci si può rientrare. Oltre a questo abbiamo dei vecchi programmi di alloggi che sono in costruzione, una parte attraverso uno dei recuperi più interessanti che ci sono stati a Firenze, e qui si parla proprio del recupero di mobili, il complesso qui delle Morane, in cui erano stati nel passato costruiti tutta una serie di alloggi e oggi stiamo completando il ciclo attraverso la costruzione degli ultimi alloggi e degli ultimi spazi rimasti disponibili all'interno di quel complesso. Io penso che quella sia stata una delle operazioni più lungimiranti che siano state fatte, perché andare a recuperare un ex carcere che in qualche modo non era utilizzato e andarci a costruire il pieno centro storico
degli alloggi in un contesto che è un contesto di socializzazione, è stata un'operazione che, guardando negli anni, ha portato dei risultati ottimi, non solo in termini di risposta abitativa, ma anche e soprattutto in termini di socializzazione e di contesto di utilizzo di un contesto urbano. Oltre a questo abbiamo altri alloggi, altri cantieri che sono in costruzione, però il tema che ci poniamo è con numeri alla mano, perché questo è il tema fondamentale. Noi riusciremo a dare risposta a 500-600 famiglie, che è una risposta importante, ma non è una risposta sufficiente. Noi dobbiamo pensare di guardare verso il futuro per provare a dare risposte che siano risposte sempre più variegate, e soprattutto pensare a dei programmi di recupero, di costruzione, a dei programmi che possano garantire a queste 2000 e passa famiglie di avere una risposta negli anni a seguire. Questo è un qualcosa di fondamentale. E mi vorrei agganciare prima, mi dispiace che oggi come interlocutore non ci sia la Regione Toscana, perché è un interlocutore fondamentale, essendo l'interlocutore che ha la delega alla casa in questo momento. Perché? Perché noi abbiamo chiesto, come Comune di Firenze, con ANCI anche più volte, di pensare a prevedere un programma negli anni futuri di investimenti di risorse per andare a recuperare i mobili, per andare a batterne e costruirne di nuovi. Sappiamo benissimo che nel Comune di Firenze abbiamo un piano urbanistico a volumi zero, ma questo non vuol dire che si possa pensare a nuove costruzioni di case popolari. È chiaro che per fare un ragionamento in questo senso bisogna avere un programma e delle risorse. Questo è il punto fondamentale, perché senza le risorse programmare è ovviamente estremamente complesso, estremamente difficile. Questo è necessario soprattutto per dare risposte a tutte queste famiglie e tutte le altre famiglie che arriveranno, perché sono tante le famiglie che sono in stato di bisogno, sono tante le famiglie che sono in lista d'attesa, sono tante le famiglie che sono sotto sfratto, non solo per morosità ma anche per finita locazione. Questo è un altro tema delicato: spesso gli sfratti per finita locazione sono sfratti di persone anziane che hanno contratti vecchi e che vengono riportati avanti nel tempo. Questo è uno dei punti principali sul quale ragionare. Le soluzioni che ogni tanto vengono dette, io non penso che siano le soluzioni adeguate. Ogni tanto si dice più controlli nelle case popolari, abbassamento del reddito di permanenza per liberare alloggi e perciò ridargli altri inquilini. Io su questo concetto l'ho sempre detto in maniera molto chiara e lo voglio ribadire in maniera molto chiara anche qui. Il reddito di permanenza che c'è oggi all'interno dell'edilizia residenziale pubblica è quello giusto. Non ha senso andare a abbassare il reddito di permanenza per liberare alloggi. Non ha senso, perché avere quel reddito di permanenza che è un pochino più alto rispetto a quella che è la situazione delle persone che entrano, permette anche di avere quell'equilibrio sociale all'interno dei condomini, delle case popolari, che è quell'equilibrio sociale che dà la tenuta e che dà la tenuta sociale di un condominio. Perciò questo è un qualcosa di fondamentale sul quale bisogna dirlo in maniera molto molto chiara e tenerlo come principio di base. Se si va a abbassare il reddito di permanenza, sì, si liberano le alloggi, tanto che trovo tutta una serie di famiglie che poi successivamente sono anche loro in emergenza abitativa. Non è liberando le alloggi che si può dare risposta, perché mi trovo a quel punto il doppio problema come assessore alla casa, e questo è un fatto fondamentale. E questo è un qualcosa che con la Regione abbiamo aperto un'interlocuzione e l'abbiamo detto in maniera molto chiara che è un tema sul quale per noi c'è una linea che non si può comunque andare a superare. Detto questo, perciò il tema di recuperare alloggi per restituirli agli inquilini che sono in graduatorie, benissimo, gli alloggi si recuperano quando c'è comunque un motivo valido per recuperarli, non mandando fuori le persone per il tema di superamento del reddito, perché per fortuna
io dico per fortuna, le persone entrano con un reddito basso, poi la propria condizione economica può migliorare, la propria condizione lavorativa può migliorare e è bene che comunque possano continuare a usufruire di quello che è un patrimonio pubblico in modo da poter continuare a vivere in maniera dignitosa, anche perché sappiamo che gli affitti sul libero mercato non aiutano per niente. Penso anche che su questo noi bisogna fare una riflessione molto molto forte su quella che è anche la risposta temporanea che diamo alle persone. Perché sappiamo benissimo, 2.000 famiglie in graduatoria delle case popolari, anche se ci fosse, io mi auguro che ci sarà nel futuro, un programma di ampliamento degli alloggi popolari così come sono comunque famiglie che rimangono per un periodo lungo in attesa. Allora, forse avere un programma per dare più risposte anche in termini temporanei è un qualcosa di importante. Noi come amministrazione comunale stiamo cercando, con le grandi difficoltà, perché su questo bisogna essere molto chiari, delle risorse che mancano, perché è facile avere tante risorse e programmare tutta una serie di azioni che possano dare risposte anche in termini di emergenza. È molto più difficile elaborare delle risposte quando le risorse comunque in qualche maniera mancano. Noi stiamo cercando di implementare, di lanciare un nuovo programma che abbiamo, che lo stiamo chiamando per semplicità il programma delle seconde accoglienze, che sono accoglienze in appartamenti, perciò non più le accoglienze nelle grandi strutture di accoglienza che hanno una funzione più sociale e meno di risposte all'emergenza abitativa, in modo da provare a dare un tetto anche temporaneo in attesa comunque di avere delle risposte. E questo è un qualcosa che cercheremo sempre di più di andarlo a implementare e cercheremo sempre di più di recuperare, questo lo stiamo facendo, andando a recuperare patrimonio sia del Comune di Firenze, che possiamo in qualche maniera utilizzarlo per questa finalità, sia patrimonio anche dell'ASP Montedoni, veniva citato prima il ruolo delle IPAB, delle ASP, che queste hanno un ruolo fondamentale, noi lo stiamo cercando di inserire attraverso questo. Queste però sono sempre pezzetti di risposte. Sono pezzetti di risposte che vanno comunque a soddisfare una parte di quello che è bisogno esistente. Ecco, io penso che tutti insieme, comune, regione, governo, tutti insieme dovremmo cercare di fare un punto molto approfondito facendo un'analisi che abbiamo qui il presidente sia di Casa Spacca che di Casa Luca Carluri ha già fatto fare uno studio in cui c'è stata l'analisi di quelli che sono i bisogni e l'analisi di quelle che sono le risposte sui territori per iniziare a dire benissimo, abbiamo bisogno su Firenze chiara, ma sugli altri comuni ovviamente ognuno ha il polso della situazione, abbiamo bisogno di circa 2.000 persone sono in attesa, diciamo che 500 ad oggi comunque garantiamo di consegnarli, ne abbiamo bisogno di altri 1.500 in qualche modo. Io non dico, perché si sa benissimo che le risorse sono scarse per tutti, di andare a ragionare per la costruzione di altri 1.000 o 1.500 ad oggi, ma intanto provare a implementare un po' la risposta. Io mi auguro che su questo tema da parte della Regione ci sia comunque un'apertura, un dialogo per provare a ragionare. Detto questo, quando c'è la disponibilità, poi ovvio che successivamente ci mettiamo a ragionare su tutti quelli che sono i nostri contenitori e su tutti quelli che sono i contenitori che comunque in qualche modo possono essere utilizzati. Soprattutto quando siamo all'interno di un comune che ha una logica di volumi zero, per cui ovvio che devi ragionare su quelli che sono i contenitori già esistenti per poterli in qualche maniera andare a recuperare e dare risposte. Senza risorse si creano sogni, con le risorse si possono creare dei progetti e dei progetti che vanno verso il futuro. Noi come amministrazione comunale ci stiamo provando. Il governo delle risposte per alcuni di questi temi comunque le ha iniziate a dare e su questo io ci tengo a sottolinearlo, perché il piano del Rio non è stato un piano banale, perché andare a stanziare un pacchetto di risorse per andare a recuperare in tutta Italia
tutta una serie di alloggi è una risposta estremamente importante. È una risposta che altrimenti noi avremmo tenuto gli alloggi vuoti, chiusi, giustamente i cittadini nel nostro territorio, che poi si andare e dicono: ma come, prendete le case e non le consegnate? Questo è un tema sul quale non si può far finta che non esista, non si può cercare di dare risposte solo e esclusivamente parziali, ma bisogna rivocarci le maniche tutte insieme per cercare di dare risposte che siano risposte sempre più concrete. I comuni, gli enti locali, gli assessorati alla casa in maniera particolare, ma anche gli assessorati al sociale, sono quelli che si ritrovano un po' come sportelli sul territorio dei cittadini, e ritrovarsi famiglie su famiglie che vengono a chiederti risposte, che si ritrovano in emergenza, che hanno bisogno di avere risposte, spesso risposte anche immediate, è un qualcosa di difficile se non abbiamo comunque soluzioni da proporre. Ovvio che la risposta non può essere solo la casa popolare, io su questo l'ho sempre sostenuto, ma le risposte possono essere tante altre. Una risposta che noi riteniamo che sia estremamente importante, con i sindacati degli inquilini più volte l'abbiamo sottolineato e ribadito, è il tema anche del contributo affitto, perché quella è una risposta che sappiamo benissimo preventiva, è una risposta che permette alle famiglie di continuare a stare in affitto e di non ritrovarsi a essere morosi, condizione fondamentale, perciò è una delle poche misure preventive che abbiamo, è un qualcosa sul quale dobbiamo investire, e dobbiamo investire in maniera importante. Dobbiamo cercare anche di dare altri tipi di risposte. Noi abbiamo aperto da più di un anno e mezzo quasi, il tavolo per i patti territoriali. Ad oggi non siamo riusciti ancora a chiuderlo. Questo è un altro tema, perché nel tavolo per i patti territoriali si vanno a ricalibrare quelli che sono gli affitti sul libero mercato, e vi assicuro che se si riesce ad avere gli affitti sul libero mercato che sono meno eccessivi come sono oggi, probabilmente si riesce anche con alcune famiglie a dare risposte sul libero mercato, che siano risposte importanti anche quelle. Io mi auguro che a breve si riuscirà a chiudere anche quello. Anche su questo c'è stato il decreto dove finalmente sono state date quelle che sono le linee guida, perché a livello locale avevamo un po' di difficoltà a mettere insieme quelle che erano le esigenze dei proprietari e le esigenze dei sindacati degli inquilini. Avendo delle linee guida dal governo, finalmente possiamo appoggiarci a quelle in modo da poter vedere se riusciamo a chiudere. Come vedete, il tema è complesso, il tema è variegato, e non ci si può fermare a guardare un pezzo di questo tema, ma bisogna guardarlo in tutta quella che è la complessità, perché se si danno risposte, si danno nei tempi in cui le famiglie si trovano in stato di bisogno, noi riusciamo a rispondere a quello che è un tema abitativo. Se i tempi si prolungano e le famiglie entrano in una situazione di disagio, si rischia che oltre al tema abitativo emergano altre problematiche sociali. Noi dobbiamo cercare di prevenire in questo senso, dobbiamo cercare di fare in modo che le famiglie non si ritrovino in situazioni di problematiche sociali. Come amministrazione comunale metteremo, e l'abbiamo già iniziato a mettere, tutto il nostro impegno, la nostra interlocuzione ovviamente con i sindacati continua come sempre continuata fin dall'inizio, come sempre stata fin dall'inizio del nostro mandato, augurandoci che oltre alle risposte che con grande sforzo siamo riusciti a mettere in campo fino ad oggi, potremo arrivare nei prossimi anni a dare ancora più risposte, in modo da dire a quei cittadini che sono in attesa e che sono comunque al di sotto di quella che viene considerata la fascia grigia, per voi ci potrà essere una risposta. Io penso che questo sia un tema fondamentale che non possiamo lasciarlo come secondario. Grazie per l'organizzazione di questa iniziativa, e mi auguro che ci ritroveremo presto in altri tavoli. Grazie.